Mercato clandestino di cavallucci marini e oloturie da Taranto alla Cina. In questo servizio vi parleremo della pesca abusiva delle oloturie di mare o cetrioli marini e dei cavallucci marini o ippocampi, che vengono pescati abusivamente, nonostante che queste specie di animali siano tutelati dalla legge e quindi è vietata la pesca di questi animali. Inoltre, pescando abusivamente si danneggia la biodiversità. Ma prima di spiegarvi come avviene questo mercato clandestino, vi facciamo vedere la bellezza di questi due animali. Ippocampo o cavalluccio marino. Queste sono le oloturie o cetrioli di mare. Le oloturie le conoscono in pochi, ma nel mare hanno un ruolo da non trascurare. Organismi invertebrati che vivono sui fondali marini, anche sabbiosi, sono considerati dei piccoli spazzini di mare, nutrendosi della materia organica di scarto che si deposita sulla sabbia, rendono più pulito l'ambiente in cui proliferano le alghe. A dispetto del loro aspetto statico, svolgono dunque un compito pressoché unico, ma l'uomo, ignorando questo aspetto, sta ponendo a rischio la loro sopravvivenza. Questa è l'oloturia tubulosa. Le oloturie e i cavallucci marini vengono pescati sia nel Mar Piccolo e nel Mar Grande di Taranto e lungo la costa ionica. Si rischia di estinguere queste due specie e danneggiare l'ecosistema di Taranto, la città dei due mari. La filiera del mercato cinese, grande consumatore di ippocampi e oloturie. Per fornire questi importanti animali al mercato cinese si avvalgono di alcuni pescatori tarantini che fanno pesca abusiva. Luciano Manna è un ambientalista tarantino e giornalista, fondatore del sito di informazione indipendente Vera Leaks, che ha denunciato questa pesca abusiva benché queste specie marine siano soggette a specifica protezione normativa. Adesso vi spiegheremo i dettagli di questa situazione. Una breve intervista a Luciano Manna. Pure si aggiunge anche la raccolta di questi cavallucci marini che vengono portati in esportazione direttamente a Hong Kong, in Cina, e da cui si ricava un liquore. Naturalmente in questa filiera sono coinvolti alcuni pescatori di Taranto, però è questo mercato cinese completamente illegale. Si avvale di una filiera dove ci sono anche dei pescatori tarantini che per pochi centesimi immettono nel mercato in maniera completamente illegale le oloturie e i cavallucci marini. Da 80 centesimi al chilo che loro guadagnano per questa vendita si arriva sino a 200 dollari, sino ai 600 dollari sul mercato cinese. Verso il mercato cinese, dichiara Manna, viaggiano così oloturie e cavallucci marini. Con una serie di foto, il mercato illegale procaccia la clientela sulla nota app di messaggeria istantanea WeChat, sia le oloturie marine che i cavallucci marini. Nella chat online, specifica Manna, viaggia la reperibilità dei fornitori che contatta i propri clienti, indicazione dell'username da contattare per gli acquisti.
Inoltre c'è l'accuratezza nella presentazione del prodotto, viene infatti mostrato in eleganti cadeau dove sono ben indicate la provenienza geografica negli ideogrammi cinesi, oltre ai nomi dei prodotti si legge infatti la parola Italia Mediterraneo. La filiera volta all'export cinese, afferma Veralix, si avvale di pescatori tarantini che vendono il prodotto a un intermediario che a sua volta lo porta in un'attività commerciale cinese che provvede all'inscatolamento e alla spedizione in Oriente. Gli esemplari delle specie protette sarebbero vendute dai pescatori per pochi euro al chilo ai commercianti asiatici che alla fine della filiera li rivenderebbero a prezzi elevatissimi. La vendita delle oloturie. Per le oloturie si parte da un irrisorio guadagno di circa 80 centesimi di euro al chilogrammo da parte del pescatore locale, ai 50 euro al giorno per chi provvede alla pulizia del prodotto che poi lo vende a 7 euro al chilo allo spedizioniere e che lo immette nel mercato cinese a cifre che vanno dai 200 ai 600 dollari al chilo. Le specie di oloturie sono molto richieste dal mercato della ristorazione asiatica. Le oloturie, comunemente dette cetrioli di mare, verso il mercato di Hong Kong, sono utilizzati per uso alimentare. Nel settore della cosmesi e soprattutto nel settore medicinale, che non usa solo la Cina ma tanti altri paesi come gli Stati Uniti. L'ippocampo cavalluccio marino è uno degli animali più belli del mondo. Nel Mar Piccolo, nonostante i grossi problemi ambientali e inquinamento, racchiude ancora un patrimonio naturalistico unico nel suo genere. Come in un paradosso, l'inquinamento che ha avvelenato i sedimenti dei suoi fondali molli non ha ucciso le innumerevoli forme di vita che lo popolano e di cavalluccio marino è molto molto presente. Vi parliamo della vendita del cavalluccio marino. La pesca avviene per pochi euro nel Mar Piccolo e nel Mar Grande di Taranto, con un gravissimo danno ambientale per l'ecosistema marino e la biodiversità. Vengono catturati e uccisi e usati come ristorazione, come rimedi per la medicina cinese e come potenti afrodisiaci, dove in maniera del tutto non provata scientificamente i poveri cavallucci marini si attribuiscono poteri miracolosi contro l'impotenza. L'uso della quantità di questi animali in Cina è veramente spaventoso. Molti negozi sono pieni di barattoli che li contengono come se fossero delle normali caramelle, animali che poi finiscono come souvenir o posti dentro bottiglie e vengono lasciati macerare nell'alcol. Gli esemplari di questa specie protetta sarebbero venduti per pochi euro al chilo ai commercianti asiatici. Abbiamo limitato le immagini perché è una cosa veramente vergognosa. La pesca delle oloturie in Italia. La Guardia di Finanza, Polizia e Guardia Costiera sono in campo da tempo per contrastare questo tipo di commercio che negli ultimi anni e sino a pochi mesi fa ha portato la Procura a denunciare diverse persone con conseguenti sequestri di tonnellate di prodotto pescato, come dichiara Manna. Purtroppo, accanto alla crescente richiesta sui mercati di questo prodotto, stiamo assistendo negli ultimi anni a un prelievo indiscriminato e un traffico illegale di cetrioli di mare lungo le coste italiane, con un giro d'affari consistente che sembra aumentare sempre di più, pesca abusiva trovata in Campania, Sicilia, Sardegna e soprattutto in Puglia.
La richiesta arriva soprattutto dalla Cina, che risulta tra i primi nel mercato mondiale dei cetrioli di mare, con oltre 20.000 tonnellate di prodotto essiccato destinato ogni anno al mercato cinese. Un fenomeno dai risvolti preoccupanti, con un trend di crescita esponenziale dovuto principalmente al fatto che sul mercato italiano un chilo di olotturio può anche arrivare a 600 euro. E da evidenziare che da altre indagini che oltre alla commercializzazione sui mercati esteri in aumento anche la crescita di un mercato tra le comunità orientali presenti in Europa, compresa quella italiana, che si stima solo che per quella cinese residente in Italia oggi circa 250.000 unità. Inoltre non è da sottovalutare anche le crescenti abitudini alimentari degli italiani e il proliferare di ristoranti orientali, giapponesi, thai, che costituiscono dei potenziali bacini per la commercializzazione delle olutrie in Italia. Questo trend di prelievo indiscriminato e rapida crescita anche nei nostri mari dei cetrioli di mare potrebbe costituire un serio danno per gli ecosistemi marini ed un rischio non troppo remoto per la sopravvivenza degli stock naturali presenti nel Mediterraneo. L'indagine in corso su chi ha pescato i cavallucci marini a Taranto. Sono in campo da tempo, dagli ultimi anni sino a pochi mesi fa, per contrastare questo tipo di commercio abusivo, dichiara Luciano Manna. Allora noi ringraziamo la Guardia di Finanza, la Polizia, la Guardia Costiera e la Procura di Taranto per contrastare la pesca abusiva di specie marine protette. Un ringraziamento a Luciano Manna, autore Orazio La Corte.